Eccoci qui, sono 5 minuti dopo le 6 del mattino. Buona domenica, il 10 gennaio comincia una nuova puntata di Non Stop News. E allora buongiorno Barbara Sala. Buongiorno, non ho le cuffie, quindi se parlate io non ho sentito perché niente. Perché non hai le cuffie? Devo ancora andare a prendere, stamattina sono arrivata e ho perso le chiavi con dentro, vabbè, è un casino. La solita ritardataria. Buongiorno sì. A Roma, Luigi Santarelli, ciao. Buona domenica, le 6 e 6 della mattina. Buona domenica a tutti, 10 di gennaio 2021. Vi aspettiamo 02 25 15 15. È tornato Enrico Galletti e siamo tutti più felici. Davvero? Mi sono mancato quindi? Ma sai, sono quelle frasi di rito che si dicono. Di cosa stiamo parlando? Scusa. Mi fa molto piacere. Non sento. Non sento. Tutta una tattica comunque, vabbè. Allora, aspettiamo voi allo 02 25 15 15. Connettetevi con RTL 102.5. Poi ci sono i messaggi al 378 378 102.5. Fate zoom, mandateci la vostra mail e noi vi contattiamo. Entriamo in casa vostra se volete aprirci. Oh, comunque è curioso perché è la stessa frase, non sento, che la Sala ha detto ai carabinieri quando l'hanno interrogata l'ultima volta. Esatto, beh, lì è un po' un problema. Ho sentito la parola carabinieri e non posso dire che sì? Può andare bene, basta che non sia guardia di finanza. Ah, o carabinieri va bene? Un po' meglio, ah. Equitalia no. Equità, ma non c'è evidentemente più, evidentemente basta. Qualcuno nella redazione di RTL che risponde al nome della Sala ha qualche magagna da nascondere. Ti aspettano là all'ingresso. Allora, dai, vi aspettiamo 02 25 15 15, ma c'è la musica che è protagonista di queste tre ore di Non Stop News. Arriva Zucchero con la sua Facile. E la nuova di Zucchero è Facile alle 6:10 della mattina. Buona domenica a tutti da RTL 102.5. Buona sveglia 02 25 15 15. Case connesse, telefoni aperti. Buongiorno a Andy Ceccarelli nella regia della capitale. Ci sono David Bella e Roberto Bazzani a Milano, Max Vigiani in redazione. C'è Roberto allo 02 25 15 15. Umberto, benvenuto. Umberto, buongiorno RTL anche mia. Buongiorno, state, buongiorno Umberto, come stai? Bene. Bene, voi? Bene, tutto a posto. Che fai? Come dove ti trovi? Come ci segui? Dacci anche un po' di info. Io sempre al lavoro, mi trovo per andare al lavoro, sto in macchina e sto andando a lavorare, come tutte le mattine. Perché tu hai una pasticceria, giusto? Yes, Barbara, sei stupenda. Ah, bene. Già avevo avuto questa partenza, vedete, international. Con se te lo dici un pasticcere, voglio dire. Sono il tuo bignetto, capisci? Alla crema? Certo. Okay. Non esiste altro bignet che non alla crema. Cioè, crema pasticcera, perché già quelli che hanno la crema al cioccolato, no. La crema chantilly, no. Chantilly, crema pasticcera, la nostra. Preferisco la pasticcera normale. Vabbè, senti, allora, quindi sei aperto anche oggi? Perché tu fai vendita al dettaglio, sì, non hai solo laboratorio. Sì, noi facciamo vendita al dettaglio, cioè il laboratorio 24 su 24 sempre aperto. Grande imprenditore Umberto, senti, ma ci sono, cioè, nelle tue pasticcerie, perché so che tu hai una catena, sei un businessman, parli inglese, l'abbiamo sentito poco fa, ci sono anche cose, se io arrivo e devo trovare cose senza lattosio, senza glutine, vegan? No. No, Umberto, male. Mica di sul vegan. No, è perché è una lavorazione a parte, capisci? E per noi è fastidioso, cioè non fastidioso. Non addirittura fastidioso. Ma poverini, gli intolleranti, quindi non posso prendere niente da te. Ci abbiamo le meringhe, ci abbiamo per i intolleranti. Andiamo le meringhe. Va bene, Umberto, ti auguriamo una buona... Posso salutare il mio staff, certo, per favore? Vai con lo staff. Ok. Saluto a tutti i miei ragazzi della pasticceria Bella Napoli di Todi e Santa Maria degli Angeli e Ponte San Giovanni. Bene, tutti i suoi collaboratori. Bravo. Sottoposti e sottoponibili. Va bene, molto Umberto, bene. Ciao, grazie. Umberto. Ciao. Andiamo allo 02 25 15 15. Come voi per me, cosa ci pensate? Ci aspetta Fabrizio, facciamo finta di non aver sentito. Non buongiorno Fabrizio, benvenuto. Buongiorno a voi. Siamo da Ribera, provincia di Agrigento, la città delle arance. Le arance di Ribera. No, io che non vanno al supermercato a fare la spesa. Arance rosse? No. No, noi siamo praticamente la Washington Navel, l'arancia bionda, quella con l'ombelico. Sono tutti i tipi di arance, la Washington Navel. Poi c'è la Tarocco. No, il tarocco è zona di Catania, no. Sì, vai, vai. Ma non è tarocca la sua, originale. No, ma scusa, no. Ma come ti permetti? Sì, ma come ti permetti? Ma Fabrizio, come segui RTL 102.5?
Io la seguo, per ora sono in viaggio, ho accompagnato mio figlio che sta andando su a Torino, infatti abbiamo, noi vendiamo i nostri prodotti a Torino, siamo tutto ciò che produciamo, siamo una piccola azienda agricola, locale, familiare, a condizione familiare, e niente, si va su a vendere. Vendete in tutta Italia. L'eccellenza delle aziende italiane, possiamo dirlo che vendono in tutta Italia e in tutto il mondo. Grandissimo, grandissimo Fabrizio, ti abbracciamo, scusaci se Barbara ha detto che le tue sono dei tarocchi, vabbè. Ciao, le ultime news. 02 25 15 15, vi aspettiamo anche i vostri indirizzi email per Zoom al 378 378 1025. A proposito di arance, mi è venuto in mente che quando ti fai una bella spremuta, mi è sempre stato detto che va bevuta entro un tot di tempo. Hai ragione, va fatta. Sapete e bevuta. Ah sì, mia mamma diceva, perché poi la vitamina, se no, sì, se la vitamina se ne va, esatto. evapora, lo dico anch'io a mio figlio, la vitamina se ne va, bevila subito. Com'è che fa Santarelli? 0225, ma perché 15, Santarelli 15, uno 15. Che ci crede, sembra che sia lì nei, a un camioncino a vendere le arance tarocco. vabbè, speriamo che Fabrizio naturalmente non si sia offeso prima. Andiamo da Leonardo, lo 0225 1515. Leonardo, buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti, RTL anche mia. Come stai, Leo? Tutto a posto qua in Trentino, ma un cacchio di freddo. Quanti gradi? Ma stamattina adesso sto andando a Cavalese a prendere la mia corriera per fare la Val di Fassa e stiamo a meno 4. Comunque ieri era meno 18 la sua. Che fai a meno 18? Cioè devi stare barricato in casa. Sì, sì. A meno che tu abbia un... In casa, in corriera più che in casa. Infatti, sì, no, se lavori. Poi tutti fanno lo stesso tutto con meno 17, meno 18 e quindi... Ma quindi tu guidi questa corriera, che tratta fai di solito? Vabbè, adesso sta settimana qua Cavalese Canazzei. Canazzei? Tutta la Val di Fiemme e tutta la Val di Fassa, sì, esatto. Bello, posti dove si scia, deve far freddo per forza lì. Beh, fa freddo, i sciatori sono tutti in naftalina perché quest'anno ancora è tutto lockdown, tutto fermo. Eh già. Senti, è una desolazione, Leo, purtroppo. Ma c'è anche neve lì da te? Ne ha fatto un bel botto la settimana scorsa, siamo partiti tra il mezzo metro e gli 80 centimetri, tutta la valle più o meno. No, senti, no, un po', cioè, ti è mai capitato di rimanere impantanato con la tua corriera sulla neve? No, fortunatamente no, anche perché comunque noi montiamo catene e via. Sono gli altri che si impantanano e ci bloccano noi. E tu stai lì a guardare. Facciamo tutti gli scongiuri del caso, che non capiti anche a te. Va bene, Leonardo, grazie mille per essere stato con noi. Buona domenica di lavoro. Compagnia. A questo punto. Ciao, 02 25 15 15. Andiamo da Giacomo, benvenuto. Pronto, ciao, RTL anche mia. Ciao, ciao Giacomo, come stai? Da dove chiami e come segui RTL 102.5? Adesso sto lavorando, la sto seguendo, sono sul camion, la sto seguendo con la radio. E niente, tutte le mattine vi ascolto e basta, compagnia bella. Ma dove sei? Io adesso sono in una stalla, sto caricando. Ma in che parte d'Italia ti trovi? Geolocalizzati. Provincia di Cremona. Provincia esattamente? Di Cremona. Esattamente, Grumello Cremonese. Vedi, questo Barbara direbbe, questo è il mio pubblico. No, questo è il tuo, perché è zona tua. Appunto, Barbara direbbe. Sì. Perché tu, Giacomo, conoscevi la stirpe dei Galletti? La James Galletti. Da no, generazione. No, Giacomo, è che sono anch'io di Cremona, quindi per questo mi facevo. Ti ho chiesto di precisare, no, la zona. Bei posti. Io sono bergamasco, mi sono trasferito a Cremona per amore. Quindi. Raccontaci che amore è? Tua moglie, la tua compagna? Mia moglie. Come quest'anno avete deciso di venire a Cremona? Non so, tu hai tentato di convincerla a passare a Bergamo, poi hai ceduto tu. No, lei era di Cremona. Semplicemente lei era di Cremona e basta. Io lavoravo in zona, abbiamo pensato di trasferirci di più. No, perché Enrico elegantemente ti chiedeva perché sei stato tu a trasferirti e non lei. Ma non c'è stata discussione, è un automatismo, insomma, non ne hanno nemmeno discusso. No, non c'è stata niente trattativa. Non c'è proprio trattativa, ma va da sé che non deve esserci trattativa. Ah, non deve esserci. No, giusto. Decide lei.
anzi decide la madre di lei. Di solito. No, quello no. Giacomo, senti, prima di salutarti, hai detto che sei in una stalla a caricare, quindi cosa trasporti? Cosa stai caricando? Latte. Ok. Che meraviglia. Ti è mai capitato di perdere del latte lungo la strada? No, sarà meglio di no, se non mi ritirano la patente. No, esatto, ma meglio di no. È un gran danno. Senti. Qual è la multa sul verbale? Spargeva latte in autostrada? Certo, faceva scivolare le auto. Le auto scivolano sul latte. Non lo so, liquidi vischiosi, scivolosi sull'asfalto, non so cosa scriveranno. Va bene, Giacomo, grazie mille per essere stato con noi. Ti lasciamo la tua domenica di lavoro. Salutaci Cremona, ciao. Ciao, grazie. Oh, ma che bello, ma quante cose impariamo ogni mattina. Io adesso, apprendo da voi, verificherò che il latte sia scivoloso e pericoloso per le auto. Ma no, ma cosa qualsiasi c'entra? Qualsiasi liquido, perché scusami, fa così Santarelli? Cioè magari l'olio un po' di più perché ci fa pattinare, però appunto anche la pioggia, perché poi c'è il fenomeno dell'aquaplaning. Vabbè, dai. Ma ce l'avete la patente voi? Sono quelle due cose che ti ricordi da scuola guida ogni tanto. Ah, già è vero, il test, il quiz. Della radiovisione, ma cosa dico, amiche? Chi non vorrebbe Harry Styles spalmato sul cofano della macchina, così come nell'immagine finale del video di questa canzone? Io non lo vorrei perché mi prenderebbe un colpo. Cioè, no, tipo, perché ti rovina la macchina, perché voglio dire, l'hai appena presa, metti che si faccia un piccolo segnetto, magari si appoggia come se mettesse sul divano. A proposito, adesso hai toccato un tasto dolentissimo. Oh mamma, non le va la più macchina. No, l'ha lasciato in panne. Ti prego, la mattina. No, che l'hanno sequestrata, la finale. No, è successo, basta. È sul carro attrezzi. No, un passerotto. Che ha fatto il passerotto? Lato passeggero, l'ho visto per caso, chissà da quante settimane è lì, proprio ha dato infilato, del suo. Si è seduto sul lato passeggero. No, si è seduto sul water e ha dato proprio il suo su tutta la fiancata. Ma quelle sono cose che capitano. Ma come sono cose che capitano? Essendo dal lato del passeggero io non me ne sono accorta, per puro caso l'ho visto. Ma è un problema, dici? Eh sì, perché se non la gratti... Ti toglie la visuale? No, perché se non gratti via la cacca di piccione o di passerotto abbastanza presto... Mm-hmm. Poi si scrosta la carrozzeria. Stai prendendo appunti? No, ragazzi, ma io mi sto... Ragazzi, ma queste sono pillole di vita. Porta la rotowash. Rotowash? No, fa tutto lui. Certo, certo che sentire i millennials che citano il rotowash è meraviglioso. Quelli lì che ti puliscono tutti, metti lì, mandi tre messaggi su WhatsApp e lui l'ha lavato la macchina. Dico, ma perché bisogna... Comunque posso dire, Barbara, sei un po' una dilettante, perché tu non sei mai passata sotto gli alberi di Lungotevere a Roma in autunno. E deve essere impegnativo e problematico. È un bombardamento. Allora, usciamone. Andiamo da Paolo che ci aspetta allo 02 25 15 15. Paolo, buona domenica. Buongiorno. Buongiorno anche a voi, RTL anche mia. Ciao. Grazie Paolo. Domanda brucio. Stupendo. Sì, prego. Ogni quanto lavi la macchina, Paolo? Io la lavo spesso, perché per lavoro sono io parecchio, quindi mi piace comunque tenerla in ordine, presentarmi comunque dai clienti con la macchina in ordine. Sei rappresentante? No, ho un'attività che nel settore arredamento, quindi mi consente di potermi spostare per diverse regioni, visto i problemi che abbiamo adesso, e normalmente vado in macchina, insomma, perché faccio più clienti. Quindi io, comunque, per risponderti, sono un imprenditore, sì, nell'ambito del settore arredamento. Ma da dove ci chiami? Ce l'hai detto? Io vi chiamo in questo momento perché sono in autostrada ritornando per lavoro in Emilia e sono alla testa di Lodi. Ma di dove sei? Dov'è che hai la tua impresa? Di Monza. Senti Paolo, ti facciamo compagnia per questo viaggio? È di tuo gradimento tutto quanto? Dobbiamo alzare un po' i toni e abbassare? No, richiedi quello che vuoi. E ti seguo dagli arbori vostri quando eravate ancora a Scapriccio, non so se vi ricordate voi, magari avevate i pantaloncini più corti. No, questi manco ci stavano. Non esisteva, io non Santarelli esistevano. Non esistevamo, però abbiamo studiato, sappiamo benissimo cos'è e dov'era. Esatto, ad Arcine, quindi sarà 30 anni che vi seguiamo, insomma, perché ci fate sempre compagnia e siete un team stupendo, complimenti, bravi. Grazie Paolo, mi prendo tutti i complimenti sulle mie spalle. Un abbraccione e buon viaggio e buon lavoro. Anche a voi, grazie, buon lavoro. Ciao, ciao Paolo. Adesso entriamo, se siete d'accordo, in casa di Valeria, mentre aspettiamo tutti voi allo 02 25 15 15 con Zoom. Buongiorno Valeria. Ciao, ciao, sono molto emozionata. Ci sono riuscita stamattina. Bene. Brava. Dove ti trovi Valeria? Come? No, dico, dove ti trovi, in che parte d'Italia? Nel salotto.
Sì, ok. Sta domanda è facile. Sta domanda è facile. Dove è facile. Abiti? Dove Monastier abiti? Di Treviso. Monastier di Treviso. Monastier di Treviso. Yes. Beh, molto bene. E nel soggiorno di casa. Ma nel sei lì casa, perché sì. C'è qualcuno che sta dormendo in casa tua e quindi devi insomma fare piano. No, no, sono sola. Mm-hmm. Sto facendo lo spezzatino perché ho a pranzo mia figlia e il genero. Siamo in zona che non ci possiamo muovere dai comuni, ma ti va sente bene il profumo? Così, tanto mia figlia abita di fronte a me. Ah, vabbè, insomma, allora basta che attraversi che la strada. Questa è la forma migliore di delivery, avere la mamma, vero, essere in lockdown con i ristoranti chiusi. E comunque zona arancione, bravo, rossa, giallo rinforzato, quello che volete, e la mamma che abita dall'altra parte della strada. Sì. Ma infatti mia figlia dice a me non mi tocca niente. Che meraviglia. Può fare anche servizio al tavolo in questo caso, insomma, non deve prendere tutto. Il pacchettino. Va bene, Valeria, grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi e buona giornata. Ciao. Un abbraccione, Valeria. Allora, tra poco 02 25 15 15, ancora voi, telefoni aperti fino alle 7 del mattino, collegatevi con Zoom 378 378 1025, inviateci il vostro indirizzo email, linea Max, le ultime notizie. Marco Mengoni e Fra Quintale, si intitola Venere e Marte, il nostro new hit, 6:36 della mattina. A proposito, Takagi e Ketra ci hanno presentato il lavoro proprio pochi giorni fa in The Flight. Se fate un salto su rtl.it trovate l'intervista completa, tutte le ultime notizie, contenuti esclusivi e comunque anche tutto ciò che ci hanno rivelato su questo nuovo progetto. Allora, 02 25 15 15, Francesca, benvenuta. Francesca, buongiorno. Zitti, Francesca. Buongiorno. Ciao, Francesca. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare con te. Chi? Ti ho sempre ammirata, sei una mia fan. Ah, a lei è andata. Ma ha usato il femminile, sta parlando con me, zitti voi. Oh, Francesca. Oh, è un piacere. Anni fa io mi alzavo la mattina presto per seguirla. Davvero? Poi purtroppo mi è successa una disgrazia. Una tragedia è successa a casa nostra e quindi per un po' di tempo, per un paio d'anni non l'ho seguito più. Adesso ho visto che la notte non riesco a dormire, perciò che i pensieri sto seguendo di nuovo. No. Se avete saputo. Che cosa? Beh, che nel 2018 in Calabria è successa una tragedia, che è morta una ragazza di 30 anni con due bambini di 7 e 2 anni. Ok, l'avremo immagino raccontata. L'avremo immagino raccontata nei nostri notiziari. Francesca, ci fa piacere comunque quello che tu dici, cioè che comunque riusciamo nelle tue notti, comunque nelle tue giornate, le mie notti le passo con voi, a tenerti compagnia. Male, questo è molto molto bello. Sì, mi tenete compagnia. Dai, ci fa piacere, almeno questo, no? Nella semplicità di quello che è il nostro lavoro, portiamo comunque tanta compagnia e ci siamo. Senti, Francesca, per tornare a cose un pochino più allegre, oggi come sarà la tua giornata? Sei anche tu ai fornelli come l'amica di prima e stai già cucinando? No, ancora no. Ancora no, è solo questione di tempo. Io ho messo la lavatrice. Ecco, brava. Beh, insomma, ci sono priorità nella vita. Perché oggi è domenica e viene di meno, si paga di meno, no? È vero, ci sono sì, perché se tu scegli in base al gestore quelle tariffe di risparmio, che ne so, la sera anche costa di notte. Meno, esatto, la sera i giorni festivi. I giorni festivi. Quindi però, Barbara, tu ti svegli di notte, no, la risparmiare. No, però comunque devi scegliere quella tariffa. Oggi. Gnocchi? Come? Sì, già c'è il sugo pronto, già da ieri, perché è avanzato e quindi non si butta mica nulla. Scherzi. Ma l'hai messo in frigo il sugo? È nel frigo e poi i gnocchi sono congelati, perché io li faccio, ne faccio in abbondanza e poi li congelo. Brava, e brava. Poi li tiro fuori e li faccio. Sì. Guarda che si possono buttare anche congelati, eh? Così mi ha detto il mastro fornaio. Si mettono nel sugo e si riscaldano. Esatto, brava. Va bene, Francesca, ti auguriamo allora una buona giornata. Parentesi, cotto e mangiato. E torna a chiamarci quando vuoi, continua a seguirci che noi ti facciamo compagnia, siamo molto contenti di farlo. Va bene? Però volevo fare anche una dedica. Avevo chiesto Vai di fare una dedica a mia figlia, perché lei era una partita di Biagio Antonacci. Allora, è vero che ci sei, però mi hanno detto che non ci possono. Però Biagio Antonacci passa spesso qui su RTL 102.5, quindi stai connessa con noi, va bene? Un abbraccio, Francesca. Ciao. Adesso parentesi international in the world, è il momento che aspetto. Peter. Peter.
Good morning. Good morning. Pietro. Pietro. Esatto. Good night for me, guys. Good night. RTL is mine too. Oh, è mia. Che bello. Bravo, What's qui American siamo veramente Boy. Internazionali. Come stai, Peter? Ragazzi, sto benissimo, ringraziando Dio. E stai in America. Il COVID, sì, ha dato una botta anche a noi qua. Mm-hmm. Io sono tornato da poco a lavorare, da un paio di mesi che sono tornato a lavorare, con molte restrizioni, pure noi in zona rossa, però ragazzi, aspettiamo solamente tempi migliori. Ragazzi. Ma che lavoro fai e dove lavori esattamente? Io lavoro per la sicurezza del MGM Grand Detroit, diciamo qui in Michigan. Che è un hotel molto grande, giusto? Sì, è un hotel, casino. Casino? No, Peter, tu non ti ricordi più, ma in Italia se dici casino è un'altra roba che ha a che fare con la legge Merlin. Mi raccomando l'accento. No, casino. Complimenti a Santarelli che ha capito che era un hotel. Io stavo per chiedergli che... Ah, dici che è googolato. È una catena, di alberghi meravigliosi. È un casino. Sì? È un casino che differente posizioni apre in Vegas. In tutta l'America c'è, pure in Tunisia, in Giappone. È un... Sì, è anche una grandissima. Anche. Peter. No, guarda, io a Las Vegas vado solo al Bellagio. Che fai adesso? È Bellagio oppure parte di MNG? Davvero? Stesso gruppo. Pensa questi che hanno creato. Non fare il saputo, Santarelli. Ma che per fai favore? Adesso? C'è Peter. Anche l'hotel Mirage nello stesso ragazzi, gruppo. Ragazzi, io momentaneamente sono nella volante della sicurezza. Si stanno portando. Sto qui a girare garage, controllare. Ok. No, per un attimo abbiamo pensato che chiedessi aiuto. Va bene, Peter, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio. Goodbye. You guys have a good night, RTL pure mia. Bravo, ha preso bello. Questo. C'è un mix, questa cantilena un po' italiana e bellissimo. L'accento un po' americano. Ma possiamo proprio keep in touch con Peter? Oh, sarebbe sì, bello. Favoloso. Fine. 15 minuti alle 7 della mattina. Aspettiamo voi allo 02 25 15 15. I telefoni sono aperti per tutti voi che siete in tutto il mondo, che siete a Detroit, che si trova nello stato del Michigan. Solo perché l'ha detto lui prima, perché no, altrimenti dai. Io non lo so. In cui no, ci arriviamo. No, Detroit. Fatemelo dire così. Detroit. Non era la patria, esatto, dell'industria automobilistica sì. E della musica Motown in un certo periodo degli anni 80. Delle auto sì, sicuramente. Ed è anche citata Detroit perché credo che sia il posto dove devono trasferirsi all'inizio di un film straordinario, ovvero i Goonies. Se vi ricordate, nel film tutto questo gruppo di ragazzini è costretto a lasciare le case dove abitano perché lì ci devono fare tipo un campo da golf, e se non ricordo male viene citata Detroit perché poi lì si dovrebbero trasferire. Ma che brava, la più brava di ma Italia. Ma come si fa? Ma io dico, ma come si fa a essere così? Andiamo alla 02 25 15 15. Guarda, aspettiamo voi e anche i vostri messaggi al 378 378 1025, le vostre mail per fare zoom, per farci entrare in casa vostra, naturalmente se lo vorrete, o per dirci di più sulle vostre zone che ovviamente Barbara conosce. Che quello è Detroit, tu hai detto Detroit. La macchina, la musica. No, sapevo quello. Vabbè, andiamo da Luigi, dai, buongiorno Luigi e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Luigi, da dove ci chiami? Come segui RTL 102.5? RTL 102.5 è anche mia. Bene, da dove? Da Bollate. Bollate, come ci segui stamattina? Bene, bene, sono in macchina, sono andato a lavorare. Mm-hmm. Che lavoro fai? Fatto il meccanico. Mm-hmm. Che volevi dirci, Luigi? Niente, volevo salutare tutti e dare un bacio. Io penso che quella Barbara Sala che lavora con voi. Cosa? È quella che abitava a Palazzolo, Palazzolo. No, forse non sono io. Sono quella è un'altra radio. Poi quelle si assomigliano tutte. Ma cosa dite? No, è che lei manda in giro per la Lombardia i suoi fan. Esatto. No, io mando anzi, in giro i suoi sosia, certo. Per non essere assaltata dai fan. No, Luigi, no, sei fuori strada, sei solo fatta mandare un pacco a Palazzolo. Ma cosa stai dicendo? Una volta. Va bene. No, non sono io. Ciao Luigi, buon lavoro, un abbraccio, ciao. Ma tu sei quella di...
No. Puntate sul Seveso. No. Ah, no. Andiamo da Maurizio. Buongiorno Maurizio, 02 25 15 15. Come stai? Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. RTL anche mia. Grazie Maurizio. Da dove ci chiami? Come ci segui? Allora, io vi chiamo dalla provincia di Bergamo, Avrera San Martino, sul lago di Iseo più o meno. Uh-huh. Sono della provincia di Cremona, come Enrico. Ah. Dove? Di Volongo, vicino a Ostiano. Comunque c'è una correlazione tra Cremona e Bergamo, abbiamo capito, perché il secondo ascoltatore che ha detto o è originario di Bergamo o vive. Si mixano, ma non sono vicinissime. Però c'è da dire, no? che hai un'altra influenza, perché Volongo è verso il Bresciano, cioè proprio a un passo. Esatto, sì, proprio sul confine con Brescia e Mantova. Mm. Quindi è un dialetto un po' particolare che riassume un po' tutto. Io, a differenza dell'ascoltatore di prima che da Bergamo si è trasferito a Cremona, io da Cremona mi sono trasferito a Bergamo. Come mai? Ragione di cuore anche tu o altro? Sì, sempre per amore. Sono 25 anni che abito qui ormai. Vabbè, vuol dire che lei era di Bergamo, insomma, abbiamo capito. Sì, lei abitava qui. Qui è una zona comunque completamente diversa. Sì. Perché sono praticamente sui 400 metri di altezza, a 6 km sul lago di Iseo e a 16 km sono su a 1200 metri, quindi è una zona bellissima. Bene, dai, abbiamo fatto anche un po' di così pubblicità modello proloco per quanto riguarda quella zona. Grazie, buona giornata. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Vedi? No, ci sarebbe da dedicare una puntata, magari sentiamo qualche esperto sul trasferimento per amore, perché io non sono sicuro che lo farei. Beh, non lo so, però abbiamo capito una cosa questa mattina in linea diretta, in questa ora di telefoni aperti, anzi insieme a voi allo 02 25 15 15, cioè che vince sempre lei. Cioè, se lei è di Bergamo si va a Bergamo, certo. Se lei è di Cremona si va perché a Cremona. Perché lei ha quella cosa... No, quello non c'è. No, 02 25 15 15. Dedicata a tutti i congiunti. We are family. È la famiglia giù al nord. Anche è la roba che sì, è il pezzo di Sister Sledge, sì? È stato poi preso per fare un pezzettino della sigla della nostra famiglia. Questa è la frase We are family che voi dovete scrivere nell'autocertificazione, tipo se vi fermano oggi o domani in tre in macchina, cioè poi il ragazzino che c'ha più di 14 anni gli avete detto di dire, come quando era piccolo e si andava alle giostre, tu di sempre che hai un anno in meno così ripeti, paghi il ridotto. Dopo di me, quanti anni hai? 13. No, 13. E soprattutto dove state andando a trovare nonna, perché we are family. E abbassati un po' che così non vedono che sei così alto, mannaggia. Comunque, posso fare un commento? Sì. E c'è Maria Antonietta al telefono, quindi sarà breve. Insegnate ai bambini a frodare il fisco già da giovani alle giostre. No, ma il quindi fisco poi non c'entra. Ci lamentiamo che il nostro sia un paese di evasori fiscali, va bene? No, ma niente fisco, qui solo l'età, sono altri numeri. Vabbè, andiamo che da... Che poi rilasciassero lo scontrino quelli delle giostre, a proposito. Non mi risulta. Scusa, è la prima volta che ci penso, però il gettone delle giostre... non ha uno scontrino. Si vede che tu vai delle giostre un po' così. Allora, 02 25 15 15, Maria Antonietta è pronta per connettersi con noi, buongiorno. Buongiorno, ciao ragazzi, RTL anche mia. E volevo dirvi, sto cucinando crauti, costine al forno che porterò dalle mie figlie a Mestre. Io abito a Venezia, ma loro abitano a Mestre. E poi faremo anche una bella polentina fatta però con la farina di grano saraceno, perché mio marito è lombardo dell'Alta Valsassina, non so, conoscete Cremana, provincia di Lecco, il paese delle forbici coltelli per intenderci, no? E allora sì, i miei suoceri erano originari di questo paese e purtroppo quest'anno non ho neanche potuto andare perché siamo in Veneto e Cremana è in Lombardia, quindi non si può andare. Ma concentriamoci sui crauti, devo dire. I crauti, sapete cosa sono, no? Sì, certo, le verze. No, è un'altra cosa. Ma infatti la tua è una versione un po' particolare, scomposta della cassola o del ragò,
Cioè la, 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 la cassola nel mio dialetto, dalle parti della Lomellina, più o meno si chiama, esatto, si chiama ragù. È un piatto prettamente trentino, il crauti con le crostine, vabbè. E poi, secondo argomento che avete detto, siamo trasferite per amore, io mi sono trasferita per amore a Venezia perché, pur abitando nello stesso comune, Mestre fa parte del comune di Venezia, sì o no? Tutta la terraferma veneziana, Mestre, Chirignago, Marghera, fanno parte del comune di Venezia. Sì. Voi direte che, insomma, non è che uno si trasferisce... Ti sei spostata molto. Sono 10 chilometri, però vi posso dire che la vita è completamente diversa dalla terraferma a Venezia, al centro storico. Certo, stavo per dire, perché a Venezia c'è l'acqua, è diversa per quello, perché Venezia è diversa... Perché c'è il Mose, come non c'è più? Chi è che non c'è più? Scusa. Siamo pochi perché siamo solo diventati 53.000 nel centro storico. Vi dico che quando io mi sono trasferita nel 93 erano 65.000 gli abitanti, adesso siamo 53.000, in questi giorni deserta perché non ci sono gli studenti, non ci sono i pendolari, non c'è niente. Scusa Maria Antonietta, la prossima volta ci puoi chiamare alle 6, che così facciamo un'intera ora, perché qui il tempo stringe. Vi capisco. Ma quanto ci metti a fare i crauti con le costine? Un'oretta e mezza. Sì, poi la polentina la faremo bella girata per un'oretta, poi quella si fa un po' più tardi. Falla girare a tuo marito, scusa, falla girare a tuo marito. Sì, ma è bello anche fare la polenta, mamma mia. Santarelli non ha più parole, non ha digerito i crauti. No, almeno per qualcosa è utile sto marito, no, Maria Antonietta? Ma sì, ma cosa volete che sia per fare una polenta? È anche bello. Gli dai i compitini quelli facili, in modo che sai come quando dai a un bambino qualcosa da fare perché non puoi controllarlo. Prima di salutarci... questa domanda volevo chiederti a proposito di Mose, tu che sei veneziana, avete notato la differenza? Insomma, è stato un bel cambiamento. Sì. Diciamo che l'8 dicembre, quando c'è stata quell'acqua alta ultima, che è stata un po' improvvisa perché poi si è girato il vento e ha buttato su l'acqua del mare, abbiamo un po' brontolato. Sentito perché la differenza. Doveva essere bene, ci fa piacere. Maria Antonietta, certo. Sei simpaticissima. Buon lavoro e buona giornata. Ciao Maria Antonietta, un abbraccio. Clinica da Barbara Sala, da Enrico Galletti dagli studi di Milano, Luigi Santarelli qui a Roma. Ci hanno raggiunto in regia Pio Ingenio e Gigi Resta e diamo uno sguardo come ogni mattina ai principali quotidiani che sono in edicola oggi. Lo facciamo insieme a Davide Giacalone. Davide, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera. In apertura, crisi, l'offerta di Conte. Il Premier dice rafforziamo la squadra, ne parleremo. Gualtieri, il ministro dell'economia, parla di un patto di legislatura, un asse tra Palazzo Chigi e il Partito Democratico per superare lo stallo, con Matteo Renzi che dice Giuseppe mi sembra troppo sereno. E poi la regina degli sci, ritorno dopo l'infortunio, Sofia Goggia vince ancora e dice la dedico a mio padre, l'abbiamo ospitata ieri pomeriggio qui a RTL 102.5. E poi torniamo, Davide, a parlare ancora di scuola, sarà anche uno dei temi dell'indignato speciale a partire dalle 9. Scuole chiuse, la responsabilità è delle regioni, con l'intervista alla ministra Azzolina. Sì, qui c'è una questione che sta addirittura sopra lo specifico della faccenda scuola, e cioè appunto questa affermazione del ministro Azzolina che dice io volevo aprirle, il governo voleva aprire le scuole ma sono state le regioni che non hanno voluto, anzi per essere più precisi, leggo tra virgolette, avevamo raggiunto un accordo ma loro non l'hanno mantenuto, le loro regioni non l'hanno mantenuto. Non funziona così. Non funziona così, non è possibile che ancora ci sia, dopo un anno di stato d'emergenza, il tema se è potere delle regioni o se è potere dello Stato centrale, perché se no non ha alcun senso lo stato d'emergenza. Il ministro Azzolina è componente di un governo, quindi è comunque corresponsabile delle scelte che si prendono. Se i decreti che stabiliscono lo stato d'emergenza sono insufficienti a concentrare i poteri, non è che uno si lamenta perché qualcun altro ne ha ancora di rimanenti, ma deve lamentarsi col proprio governo, con se stesso, perché la cosa non è stata efficace. L'Italia non è mica uno Stato federale, cioè non è che io devo fare un trattato di pace con la Regione Lazio anziché con la Regione Puglia. Si tratta di stabilire chi è competente in cosa. Il caos da questo punto di vista è massimo. Prendete sul Messaggero,
un'intervista al ministro Elena Bonetti delle pari opportunità, che torna sul tema scuola. La scuola che non riapre, debacle per questo esecutivo. Anche questo deve finire. I ministri, forse presi nella concitazione e nella gioia il giorno della nomina di giurare sulla Costituzione, dovrebbero anche trovare un attimo il tempo per leggerla. Il ministro Bonetti è corresponsabile di questo governo. Al più può dire: guardate, ammetto di essere fallito, ammetto di essere parte di un governo fallimentare, e quindi prima di dirvelo ieri ho presentato le dimissioni. Lo so che il ministro Bonetti è componente di una forza politica, Italia Viva, che da tempo pone un problema di inefficacia e incapacità a questo governo, talché si fioriscono le interviste dei loro ministri, che poi sono due, che sostengono questa tesi. Ma non va bene, perché anche questo è ipocrita. O sei parte del governo e quindi sei corresponsabile, quindi dici ho fallito, oppure te ne vai e dici siccome è un governo fallimentare lo voglio far cadere. Ma non è che tutte e due le cose possono stare insieme, e tutte e due, ministro Azzolina 5 Stelle e ministro Bonetti Italia Viva, sulla scuola, per dire che intanto comunque ragazzi non apre. In effetti hanno ragione entrambe, hanno fallito. Davide, qualche titolo, poi andiamo in via radio. Libero: Israele vaccina tutti e noi richiudiamo tutto, la lezione dello Stato ebraico. Dal Fatto Quotidiano: vaccinati, l'Italia prima in Europa, il Papa farà la fila, più della Germania. Dalle pagine interne del Corriere della Sera: lunga intervista al ministro dell'economia Roberto Gualtieri, adesso il recovery è più robusto, dice da subito altre risorse per la sanità, lo scostamento intorno ai 24 miliardi, per i vaccini risorse per un miliardo e mezzo. Davide. Capisco l'enorme difficoltà in cui si trova il ministro dell'economia, lì bisogna veramente avere parole di umana solidarietà, perché sono in ritardo sulla presentazione del recovery. Ha a che fare con una crisi politica, una discussione politica abbastanza surreale. Dice vabbè, hanno presentato le proposte, le ho fatte mie, le abbiamo inserite. Naturalmente se è vero o non è vero, se è, non lo sappiamo, perché non conosciamo il recovery, non conosciamo praticamente niente. Quindi, però la sostanza di questa intervista, lunga intervista che rilascia Federico Fubini, intanto che c'è un ulteriore scostamento di bilancio, quindi un ulteriore deficit, e vi leggo testualmente una delle risposte che ha dato il ministro. Vorrei sottolineare il forte potenziamento degli investimenti sulla ricerca, la formazione, le politiche attive del lavoro, le infrastrutture sociali, il turismo e la cultura. Bellissimo. Sono rafforzate sensibilmente le tre grandi priorità orizzontali del piano: le donne, i giovani e il mezzogiorno. Tutti gli interventi delle diverse missioni dovranno essere disegnati e valutati in modo da avere un impatto particolare su di esse, eccetera eccetera, e via così elencando cose sulle quali non capisco come qualsiasi essere umano non possa essere d'accordo, salvo su un fatto: ma la decisione va presa sulle cose che devono essere disegnate. Cioè quel piano è un insieme di disegni. Ma perché se quel piano è una serie di obiettivi, donne, giovani, mezzogiorno, disoccupati, formazione, tutto quello che si vuole, e poi si dice i provvedimenti dovranno essere disegnati, da chi? Chi lo deve fare? Tant'è che la domanda successiva è riguardante le assunzioni: complessivamente circa 16.000 assunzioni nella pubblica amministrazione per la semplificazione delle procedure e l'attuazione del piano, eccetera, eccetera. Normalmente nelle aziende quando si fa una digitalizzazione ci sono gli esuberi, cioè ci sono persone di troppo, non persone da assumere per fare la digitalizzazione, sennò tu spendi i soldi per la digitalizzazione e i soldi per assumere le persone, cioè devi decidere. Ma in ogni caso va benissimo tutto quello che volete, ma se uno dice io assumo le persone e serve per semplificare e velocizzare la giustizia penale, quella di ieri di Viareggio, che commentavamo ieri, Viareggio 2009, ancora stiamo in ballo, devi dire quali sono le riforme. Non dici devo fare le assunzioni ma contemporaneamente ci vogliono le riforme per velocizzare, dire quali riforme fai per velocizzare. Se no parliamo del niente, giorno dopo giorno sul niente. L'unica cosa, 24 miliardi in più di spese, scostamento di bilancio. Davide Giacalone dalla Stampa: Covid, arriva un'altra stretta, Arcuri a caccia di infermieri, parla il ministro Speranza, per qualche mese sarà dura, vaccini, mancano operatori sanitari.
Allora, se mancano gli operatori sanitari, si trovano, perché in Italia non ci sono solamente gli operatori sanitari pubblici, ci sono infermieri, operatori sanitari che lavorano nei gabinetti di ricerca, c'è la medicina del lavoro, c'è spazio per poterlo fare. L'Italia ha molto accelerato sulle vaccinazioni, cosa enormemente positiva. Certo. A questa mattina sono 583.000 le vaccinazioni fatte. Di questi 583.000, 453.000 sono operatori sanitari. Quando è che comincia la campagna di vaccinazione per i cittadini? Davide, riprendiamo la questione vaccini dalla prima della stampa e dopo torneremo negli Stati Uniti. Sì, la questione vaccini è appunto, la stampa dice che mancano gli operatori sanitari, attribuisce al commissario e al ministro della sanità, quindi diciamo autorevolissime voci, mancherebbero operatori sanitari, soprattutto infermieri, per fare queste vaccinazioni, ma ce ne sono tanti in Italia, ci sono nei gabinetti di analisi, sono nella medicina del lavoro, ci sono tanti, basta chiamarli, arruolarli, chiamarli a una campagna che è necessariamente temporanea e deve essere massiccia. L'Italia ha molto accelerato, e questo è un fatto estremamente positivo, nelle vaccinazioni. Sono a questo momento i dati ufficiali del governo aggiornati a questa notte 583.050 le vaccinazioni effettuate. Di questi 583.000, 453.000 sono sanitari, perché i sanitari giustamente venivano prima. Però vi rendete conto che sono numeri che sono fatti senza praticamente bisogno di convocare, perché il sanitario sta lì. Quindi adesso deve cominciare la campagna di vaccinazione per i cittadini, diciamo tra virgolette, normali, si parte per classi di età, eccetera. Lì c'è bisogno del personale. Personale basta, è necessario chiamarlo. Ormai su questo sono i sindacati, la Confapi, le persone ragionevoli. Deve essere una campagna modello Israele. Davide, allora, è una notizia che troviamo evidentemente su tutti i quotidiani, però la leggiamo dalle pagine interne del Corriere della Sera. Trump spento da Twitter, non ci ridurranno al silenzio, censure anche alla galassia dei leader repubblicani all'attacco, i timori di nuove insurrezioni all'inaugurazione di Biden. L'account di Trump è stato sospeso definitivamente, questo significa che non potrà riaprirlo. Diversa la situazione di Facebook, dove il profilo è stato sospeso fino al 20 gennaio. Io considero da molto tempo grave e colpevole l'uso che anche il presidente Trump ha fatto dei social. È un modo per diffondere rabbia da una parte e false informazioni, falsità allo stato puro in circolazione. Ma non è che il tribunale è Twitter però, Cioè, qui bisogna essere chiari, non è che se uno ha creato una piattaforma che ha una estensione globale stabilisce chi parla e chi non parla. Poi insomma, stiamo parlando peraltro del presidente degli Stati Uniti d'America, non è che uno può dire, dice no, tu non parli. Naturalmente è legittima l'opinione di dire che dice delle cose inaccettabili, ed è legittima l'azione eventuale del, che mi pare stia prendendo corpo, degli stessi parlamentari del Partito Repubblicano, cioè del partito del presidente, che dire questo deve essere rimosso al più presto. Perfetto, fatelo, ma non è che lo rimuove Twitter o lo rimuove Facebook. Dall'altra parte Facebook e Twitter devono essere responsabili di quello che fanno e di quello che pubblicano, per cui tutti i profili anonimi, che sono esattamente quelli che poi rilanciavano le cose false, perché il problema grosso da quelle parti non è quando si dice un falso, perché la gente ha ancora il cervello dentro la zucca, e che quel falso rimbalza tra mille ripetizioni, milioni di ripetizioni di profili che fanno capo a soggetti falsi, e il falso sul falso, quello è il problema. Davide, ancora dal Corriere della Sera, nelle pagine interne c'è una bella storia, in nome degli eroi del Risorgimento, studenti di Lombardia e Piemonte impegnati a dare un'identità a quanti combatterono per l'Italia, in un database già 380.000 nomi. Di cosa si tratta? Si tratta di una cosa bella, importante e straordinaria di ricostruzione storica, che tra l'altro insegna bene ai più giovani come si fa la storia, nel senso di come la si scrive, non come la si forgia nei fatti. Sempre la ricerca, sempre avere delle fonti affidabili, mai andare a orecchio, mai ripetere. Ma soprattutto è un'occasione straordinaria di riportare in primo piano il Risorgimento. Sapete, quando molte volte si sentono dire delle cose in Italia, al dibattito politico, per esempio sulla contrapposizione nord-sud o sud-nord, la prima cosa che pensi è
Voi a scuola il Risorgimento l'avete saltato, suppongo, no? Cioè siete passati direttamente a un'altra epoca senza esserci, aver approfondito, perché quella è una delle pagine delle epoche più belle, più nobili, più anche letterariamente interessanti della nostra storia, e quindi recuperarla e farla conoscere è essenziale all'idea stessa, all'identità stessa dell'Italia. Davide, finisce qui la rassegna stampa, ma ti ritroviamo in studio alle 9 per l'indignato speciale. Intanto grazie, a più tardi. A più tardi, buona radio a tutti. Tra poco partiamo con le interviste di Non Stop News. Parliamo di turismo subito, dopo insomma le belle vacanze che abbiamo fatto, quei viaggi all'estero che abbiamo fatto per il periodo di Natale, la settimana bianca che si è fatto niente quest'anno, e infatti... E infatti il settore, ma mi spiace, al di là delle battute, il settore è fortemente in crisi. Ci sono dei dati e il settore chiede poi un aiuto concreto al governo. Ne parliamo tra poco, adesso c'è l'oroscopo di Adele Procasca. Buongiorno, Ariete, Venere vi giocherà brutti scherzi facendovi conoscere persone che potrebbero approfittare della vostra buona fede. Toro, una marea di pratiche da sbrigare, alcune piacevolissime, altre molto meno, alla fine comunque risolverete tutto in breve tempo. Gemelli, dovreste provare per una volta tanto a chiudere gli occhi e sognare, cercate di essere all'altezza dei vostri sogni realizzandoli. Cancro, cartilagini messe alla prova da una vita spericolata, però moto, corsa e dinamicità vi aiuteranno anche a star bene. Leone, con il partner dovreste essere meno drastici, non fate corrispondere a qualche errore le solite scenate ed evitate la gelosia se possibile. Vergine, concentrate il vostro pensiero e lavorate. Questo potrebbe rendere più serena anche la vostra anima. Sarà anche il motivo per cui avete tanti amici. Bilancia, vi consolerà il pensiero che non ci sarà molto da fare fuori nel tempo libero, ma vi siete organizzati in casa con abbonamenti vari. Ottima idea. Scorpione, dovreste recuperare soprattutto la fiducia e la stima in voi stessi. Vi aspetta un nuovo anno pieno di sfide, quindi siate pronti. Sagittario, alle prese con appuntamenti universitari poco chiari per molti di voi, vi dedicherete anche a coltivare una nuova fiamma. E ci vorrà del tempo però, e quindi portate pazienza. Capricorno, giornata un pochino faticosa sotto il profilo personale. In ogni caso, trascorrerete il pomeriggio leggendo con un po' di musica o magari con un bel romanzo. Tutto questo non apprezzo in certi momenti. Acquario, un vecchio amico che non vedete da tempo vorrebbe incontrarvi. Sarete voi comunque a scegliere. Pesci, per i sentimenti sarete ancora legati al passato, ma così finireste con il fare anche il palo. Ma guardare avanti è la cosa migliore da fare. E con questo è davvero tutto. La linea quindi passa di nuovo ai colleghi di Non Stop News. Non mi resta altro che augurarvi una buona domenica. Firmato da Adele Procasca. Grazie da Adele Procasca e a Fabiana Viola per l'oroscopo di oggi. Sono 33 minuti dopo le 7 del mattino. Buona domenica dal team di Non Stop News con Barbara Sala, Luigi Santarelli e Enrico Galletti. Allora, lo abbiamo detto, cominciano le interviste di questa mattina. Vogliamo parlare subito della crisi profonda del settore turistico, perché ci sono alcuni dati recenti di Confturismo, Confcommercio, che dicono che a causa del Covid si sono persi 78 milioni di turisti. Questi vanno aggiunti ai 36 milioni di italiani che non sono andati all'estero. Ne parliamo in diretta questa mattina con Ivana Jelinic, presidente della FIAVET, che è la Federazione Italiana delle Imprese di Viaggi e Turismo. E allora, buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci qui. Allora, sono dei numeri preoccupanti, ma del resto, vista la situazione e tutte le limitazioni, va da sé che non ci si può spostare. Cosa chiede il settore in questo momento? Il settore, come sempre, chiede attenzione. Noi abbiamo un problema vecchio, nel senso che probabilmente la politica non ha centrato sino adesso quello che è il vero valore di un comparto come quello del turismo, che sì, a parole viene decantato come l'oro nero italiano, ma poi nella realtà, nella pratica e nella concretezza, poi difficilmente qualsiasi partito fa nel proprio programma di governo, punta in maniera attenzionata e specifica
le risorse e quindi va a fare, come dire, prendere degli impegni e andare a pensare effettivamente a quello che si può fare per il turismo. Fino adesso, come dire, prima dell'inizio della pandemia, tutto sommato le cose andavano abbastanza bene, siamo un paese straordinario che è sempre riuscito in qualche modo a cavarsela turisticamente parlando, perché proprio siamo ricchissimi di meraviglie. Oggi questa pandemia sta mettendo in crisi tutto un settore. Purtroppo sono mesi che lo stiamo dicendo, c'è bisogno di risorse, c'è bisogno di scegliere strategicamente, di investire in maniera strutturale su tutta la filiera del turismo. Purtroppo la situazione è veramente veramente complessa, le imprese stanno continuando a chiudere trasversalmente, ogni ambito turistico in Italia è fortemente compromesso, perché andando dalle città d'arte fino a passare veramente per la montagna, ma anche il mare, perché i due mesi che ci siamo mossi quest'estate sono stati veramente poca roba rispetto a quello che è il bilancio annuale di un'azienda turistica, che sia un'agenzia di viaggio, che sia un albergo. Adesso vedete, sono sempre più in ginocchio anche i ristoratori, cioè piano piano tutti i pezzi della filiera turistica stanno cominciando a crollare. Certo. Se considerate, per il mondo delle agenzie di viaggio è stato fatto un unico bando all'interno di quest'anno, cioè del 2020, ma per dire, questi ristori soltanto una piccolissima parte delle imprese ha cominciato a prenderli, e si parla degli ultimi giorni, cioè viviamo delle situazioni che cominciano a essere un po' paradossali. Presidente, quindi, la interrompo perché se è vero che è stato già difficile stimare i danni che questa pandemia ha provocato, forse lo è ancora di più stimare quanto tempo ci vorrà per tornare quantomeno alla situazione di gennaio-febbraio 2020. Non consideriamo per il momento il Next Generation EU, perché ancora parliamo di bozze, sicuramente una parte, a dire del governo, consistente sarà dedicata al turismo. Secondo voi quanto tempo servirà a queste imprese per riprendersi? Allora, le stime oscillano a seconda dei comparti, a seconda delle visioni degli esperti. Stiamo parlando di una ripresa che si avvia o nel 2023, qualcuno addirittura parla del 2025. Per esempio, il comparto del trasporto aereo si pensa che torni alla normalità nel 2025. Cioè, pensare di prendere un aereo e arrivare diretti ovunque, cosa che fino a un anno fa facevamo in maniera assolutamente normale, probabilmente nel prossimo futuro non sarà così semplice. Richiederà tempo. Perché i vettori saranno anche semplicemente meno, perché ne certo. Senza contare che occorrerà vedere come andranno le cose, no? La curva epidemiologica con la quale abbiamo imparato a convivere. Francamente è difficile ipotizzare proprio una data, ipotizzare quando si potrà tornare a viaggiare. Ivana Jelinic, presidente di FIAVET, Federazione Italiana che raggruppa le imprese di viaggi e del turismo, è stata con noi questa mattina. Grazie, buona giornata a lei. Grazie a voi. Buona giornata da Barbara Sala, Luigi Santarelli, Enrico Galletti. Ma mi boicottano, ma spegneteli. Ma no, ma dico, indegno, ma cosa che non vi va? È indegno di uscire da questi dischi. Ma che avete? Ma dico, un po' di rispetto. Ma la regia faccia qualcosa, è un abbassi il volume. Ma questo è un colpo di stato, come capito Lilla. Adesso mi metto le corna, il copricapo, ma a petto nudo dipinto. Ti chiudiamo il profilo Twitter. Allora, attenzione, la prima medicina è il cibo. Come ci nutriamo? Ad esempio io prima ho bevuto un succhino alla pera che era un po' freddo. Pieno di zuccheri. Troppo bravo, zucchero. Bravo, bravo. Ne complimenti, complimenti. Restate lì. Lo dicevamo poco fa, la prima medicina, la prima terapia che possiamo portare avanti per rimanere in salute è l'alimentazione. E proprio perché parliamo di medicine abbiamo con noi un medico, la dottoressa Sara Farnetti, con il suo libro Ricette funzionali, alimenti, combinazioni e cotture per una medicina di precisione. Lo trovate in libreria, edito dalla Biblioteca Università Universale Rizzoli. Dottoressa Farnetti, benvenuta e buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Allora, partiamo da qui, dottoressa. Noi stiamo sempre comunque a preoccuparci di, abbiamo scherzato tanto all'inizio dell'anno, di metterci a dieta, di stare comunque attenti a ciò che mangiamo. Il problema è che poi spesso tutta questa attenzione non sfocia in nulla di fatto. Comunque poi usciamo, ci straforiamo di schifezze, diciamocelo, e poi la salute ogni tanto viene a mancare. Allora, quanto è importante l'alimentazione per la nostra salute? Sappiamo, e ormai è una corrispondenza certa, che ciò che mangiamo
ci fa infiammare o piuttosto il contrario. Racconto sempre ai miei pazienti, se avessimo un fuoco acceso in casa e non ci preoccupassimo di spegnerlo ogni giorno, beh, saremmo poco attenti alla nostra incolumità. Invece quando mangiamo ci dimentichiamo dell'effetto puntuale del cibo sul nostro organismo. Ho parlato di infiammazione perché il cibo, il primo effetto che ci regala è quello di renderci meno infiammato e infiammabili. Se vogliamo, tutte le malattie sono correlate all'infiammazione. Quindi imparare la strategia e non la dieta per mantenerci in salute e guadagnare salute, forse è il miglior proposito che possiamo avere per quest'anno. Dottoressa Farnetti, entriamo nel vivo dei consigli proprio a livello concreto che ci permettono di rafforzare il sistema immunitario, cioè da dove si parte? Anche qui non dobbiamo immaginare cibi amuleto, ci piace invece farlo, ci piace anche immaginare che esistano supplementi che presi una volta ci proteggano da dalla malattia oppure dall'attacco batterico o virale che sia. Il nostro sistema funziona bene perché è un concerto di organi, un concerto di cellule, di ormoni prodotti, quindi noi ad ogni pasto possiamo mettere in atto una strategia di difesa. Per fare un esempio, quello più importante, credo, comunque quello che possiamo fare ogni giorno, controllare la quota di carboidrati che mangiamo. L'abbiamo detto tante volte, dice, qual è la novità? Capire cosa succede. Credo che se tutti noi comprendessimo come funziona, infatti il libro si chiama Ricette funzionali, è un libro facile, ma la parola funzionale è lì in prima pagina per ricordarci che il cibo funziona. Allora, raccontavo, se il cibo che mangiamo, per ad esempio, fornisce troppi carboidrati, aumenta l'insulina, che è un ormone che non solo ci fa ingrassare, tutti siamo attenti ad ingrassare, ma ci infiamma e destabilizza il sistema immunitario. E infatti tanti modelli medici studiano chi è sovrappeso e, ahimè, se prende un'infezione o si ammala più facilmente degli altri, comunque guarisce più difficilmente. Questo è un dato. Quindi primo, diciamo, atto d'amore da fare verso se stessi per proteggerci è per esempio quello di controllare, dicevo, la quota di carboidrati che mangiamo ad ogni pasto. Ci sembra di farlo, ma non lo facciamo, perché magari togliamo il pane e mettiamo la frutta, togliamo la frutta e mettiamo la pasta, mangiamo una patata, poi ci dimentichiamo, mangiamo un pezzo di pizza, poi un biscotto, e quello diventa un modo per attivare questi ormoni che non funzionano. Quindi sto cercando di dire che il cibo, primo progetto che facciamo ad ogni pasto, è proprio quello ormonale attraverso il cibo, e quindi il cibo è quello che stimola o meno certi ormoni che controllano, certo, il sistema immunitario. Ecco, se dovessi dare una vitamina, sì, è importante la vitamina D, che tutti stiamo prendendo adesso in quel momento, l'unica che a livello scientifico è riconosciuta attivare il sistema immunitario. Ecco, dottoressa Farnetti, io la volevo in un minuto portare proprio a parlare di vitamine, perché se io penso alle difese immunitarie, penso all'inverno, penso alla vitamina C. Ho detto vitamina D perché è veramente l'unica, ripeto, che gli studi. Ma dove si trova la vitamina D? In che cibi? La vitamina D si mangia nel cibo, per esempio nell'uovo, nel torlo d'uovo, si trova in forme diverse in alcuni vegetali, si trova nell'olio di pesce, di alcuni pesci grassi. Ahimè, l'uomo però è un animale che dovrebbe vivere al sole, invece viviamo un po' in cattività. In questo caso i supplementi di vitamina D sono importanti per una vita, il resto come la vostra, sia dal buio, chiusi un po' dentro, quindi non serve della vitamina. Portateci della vitamina D in studio. Evidentemente la dottoressa avrà notato che la sala non ha una cera particolarmente, che sono pallide, perché siamo qua in una caverna, sembra la Batcaverna. Allora grazie, grazie mille. Prendere il sole. Ecco, esatto, ma lei ci deve capire, insomma, siamo chiusi in casa, sono giorni di emergenza, si fa il possibile. Grazie alla dottoressa Sara Farnetti, un saluto. Grazie a voi. La canzone di Bob Marley qui nella reinterpretazione di Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Chi è che fischia? Avevo lasciato la porta aperta, scusate. Qui nella versione di Eric Clapton era il 1974 a chiudere la seconda ora di Non Stop News e anche la carriera in questa radio di Luigi Santarelli. Allora, adesso diamo la linea alla redazione, c'è Max Vigiani che ci racconta tutte le ultime notizie nel giornale orario, tra poco ancora interviste. E parleremo anche di San Patrignano, l'avete vista la serie, cominciate a scriverci se volete. È già un successo, Glenn Miller, la nuova di Joe Evans, manca sempre meno a Sanremo 2021, ci sarà anche lui sul palco dell'Ariston tra i più giovani che fanno parte del cast della nuova edizione condotta da Amadeus. 8:09 della mattina, RTL 102.5.
C'è un annuncio importante, non è quello dell'almanacco, perché quello è il più importante. Ce n'è uno più importante ancora. Più importante, sì, perché da domani pomeriggio RTL 102.5 e Lux Vide vi invitano a scoprire serie in podcast, le penne degli autori più famose delle serie televisive come Don Matteo, Doc nelle tue mani e Diavoli, con le voci di alcuni degli attori più noti come Alessandro Preziosi e Luca Argentero ci racconteranno la capacità degli esseri umani di ieri e di oggi di migliorare se stessi e il mondo che li circonda. E allora lasciatevi coinvolgere, soprattutto andate su rtl.it, cliccate l'icona di RTL 102.5 Play, nella sezione Originals troverete le vostre serie in podcast da ascoltare e da vedere tutti insieme. E adesso, non meno importante, l'almanacco del giorno. Calendario ricorda Sant'Aldo, buon onomastico, buon compleanno alla pallavolista Francesca Piccinini, 42 anni, 76 anni per Rod Stewart, 62 anni nel mondo del calcio per Massimo Sarri e poi 52 anni per l'attore e conduttore Paolo Conticini. Frase di oggi: il linguaggio politico è concepito in modo che le menzogne suonino sincere e l'omicidio rispettabile e per dare una parvenza di solidità nell'aria. George Orwell. Oh, 10 minuti. Frase che ricordiamo non va commentata. Non si commenta, infatti stavo già partendo, sono 11 intanto i minuti dopo le 8 del mattino e Non Stop News, e vogliamo parlare dei rapporti affettivi, un tema che ci sta molto a cuore, rapporti che stanno cambiando perché questo periodo difficile, questa pandemia ci ha sicuramente allontanato, ma c'è il rischio di sottovalutare un problema serio forse, nipoti, nonni, amici, familiari che vivono in città diverse, sono tutti legami messi a dura prova e che faticano spesso a rimanere saldi con messaggi videochiamate. Ci facciamo aiutare in questo dalla dottoressa Eleonora Sellitto, psicologa e psicoterapeuta, ci parla dalla capitale, le diamo il buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, io parto subito dai più piccoli perché si ha quasi l'impressione che i bambini si stiano perdendo una fetta importante per un periodo anche lungo, ormai è quasi un anno che viviamo questa situazione. Poi i bambini crescono e un anno e mezzo senza un abbraccio di un compagno, un bacio del nonno, poi pesa. Sì, in realtà loro stanno vivendo una fase molto molto complessa. E allo stesso tempo c'è anche da dire che il bambino ha la capacità di adattarsi molto più maggiore rispetto all'adulto, quindi vive questa fase con difficoltà perché ci si trova nel presente, però poi appena si ripristina la normalità e quindi si può rientrare in contatto facilmente con l'altro, il bambino si riadatta subito a questo, quindi in realtà se il genitore non passa questa fase come una fase difficile e pesante, il bambino elabora facilmente e quindi si riadatta facilmente. Certamente al momento vive una grande mancanza di contatto con i compagni, ma anche di amicalità, per esempio non può giocare con loro, invitarli a casa, quindi questa è una fase che li porta un pochino all'isolamento. Certamente dipende dai genitori come far passare il messaggio e come aiutare i bambini ad elaborare questa fase, questo è determinante. Dottoressa, dai più piccoli passiamo invece ai più grandi, perché quante volte in questi mesi ci siamo detti vabbè, quest'anno va così, non ci vediamo, non facciamo un po' di vacanze insieme, ma tanto ci vediamo in videochiamata, ci sentiamo al telefono, ecco, magari c'è il rischio davvero di sottovalutare un cambiamento epocale, perché poi quando finalmente sarà tutto finito, ci riabbracceremo, ci rivedremo, forse non sarà per i più grandi così semplice riprendere una vita normale. No, questo in realtà tutta questa situazione sta creando delle problematiche importanti che sono molto sottovalutate, perché stiamo perdendo un processo importante che è la spontaneità, nel senso che quando ci rapportiamo con l'altro attraverso un mezzo tecnico non possiamo utilizzare la nostra spontaneità, perché abbiamo sempre un mezzo che raffredda il rapporto. Quindi in un certo senso siamo molto controllati, questo sia che facciamo una videochiamata sia che ci vediamo anche dal vivo, perché dobbiamo prestare attenzione a proteggerci e proteggere l'altro, quindi non c'è quello slancio spontaneo di abbracciarsi e ricongiungersi, ma c'è sempre un controllo che viene esercitato dalla nostra mente, che è richiamato dalla paura. È la paura che ci porta ad esercitare un controllo, quindi in realtà poi quando si tornerà alla normalità la paura sarà ormai instillata dentro di noi, quindi sarà molto complesso riuscire a superare questa, proprio la paura del toccarsi, dell'avvicinarsi, e i rapporti ormai avranno un po' preso
questa modalità, cioè avranno perso proprio di spontaneità. Non c'è dubbio. Quindi sarà molto difficile riprendere le vecchie abitudini, perché noi alle cose diciamo ci abituiamo facilmente, però poi per ripristinare le abitudini precedenti facciamo molta fatica. Tornare indietro non è facile, le videochiamate ci hanno aiutato molto in questi mesi, però insomma, come diceva lei, noi continuiamo a sognare il ritorno alla normalità, il ritorno agli abbracci, il ritorno alle carezze. Dottoressa Eleonora Sellitto, psicologa e psicoterapeuta, la ringraziamo per essere stata con noi e buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. No, ve l'avevamo detto poco fa, vogliamo aprire una pagina dedicata all'attualità più stretta in termini economici e politici. Il governo a un passo dalla crisi e poi la maggioranza che cerca ancora la quadra sulla gestione dei fondi del Next Generation EU e poi i vaccini, tutte le sfide che ci attendono, i temi che fanno maggiormente discutere il nostro paese. Ne parliamo con Davide Colombo, giornalista del Sole 24 Ore, già collegato con noi. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Colombo, partiamo dal Next Generation EU, ne abbiamo parlato per mesi, ne parleremo sicuramente per altri mesi, ma la domanda vera è: l'Italia deve presentare alla Commissione Europea un piano dettagliato, quindi con una lista di quanti soldi intende spendere per questo settore, per quest'altro, come intende farlo, in che tempi e a chi intende destinare questi soldi in maniera di, in termini di gestione. Allora l'Italia ha presentato il suo piano nazionale di resistenza e resilienza. Ripresa e resilienza, anzi, ma mancano ancora i dettagli. Quando arriverà questo piano? Perché il Premier Conte parla della settimana prossima di una nuova bozza, ma quando sarà pronto il nostro paese? Abbiamo frizzato l'ospite, nel senso che per gli amici sì, che ci seguono in radiovisione si saranno accorti che si è bloccato il collegamento Zoom. Cerchiamo di ricollegarlo in qualche modo. È uno dei temi fondamentali questo, se vi ricordate anche Davide Giacalone praticamente quotidianamente insiste su questo: mancano i piani dettagliati. Giriamo la domanda appunto a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Dunque, stavo dicendo che stando alle ultime dichiarazioni del governo, che sono dichiarazioni mai lineari, diciamo, su questa questione della Recovery and Resilience Fund, dovrebbe essere presentato entro la fine di febbraio. Naturalmente i dettagli, il livello di dettaglio di spesa su ogni singolo programma, su ogni singola linea di azione, bisogna capire appunto quando presenteranno il piano dettagliato, a che livello di dettaglio sarà. Si è capito che buona parte di questi 209 miliardi serviranno per finanziare spese cosiddette già fissate nei tendenziali, significa che sono spese in qualche modo già programmate e quindi già incluse nelle previsioni di crescita degli anni a venire. Solo una parte di questi finanziamenti saranno aggiuntivi e quindi avranno un effetto effettivamente espansivo, cioè saranno in grado effettivamente di aumentare il potenziale di crescita del prodotto interno lordo. Bisogna tener conto che accanto agli interventi per finanziamento di investimenti o di sussidi, diciamo, saranno molto importanti le riforme strutturali che verranno introdotte. Queste non sono contenute nel piano inteso come piano di spesa, ma sono fondamentali secondo il programma europeo, perché senza riforme strutturali che affianchino gli interventi straordinari, questi interventi straordinari, una volta esaurito il loro effetto, diciamo tra il 2026 e il 2028, riporterebbero il PIL potenziale dove era prima. Quindi è importante capire come si spendono i soldi. Per noi è una sfida molto difficile, perché spendere così tanti soldi in così poco tempo e con un controllo semestrale da parte di Bruxelles non è mai avvenuto prima, quindi le nostre amministrazioni dovranno come dire, adottare delle misure, delle procedure sfidanti appunto rispetto a quello che è avvenuto finora. Dopodiché a questi investimenti andranno affiancati, come dicevo, delle riforme strutturali che riguardano per esempio il welfare in particolare, che riguardano la pubblica amministrazione, che riguardano come dire, una serie di semplificazioni effettive che determinano la potenzialità di un paese, la sua capacità di essere, come dire, a dimensione di impresa, capace di garantire
diciamo, un modello di sviluppo sostenibile dopo quello che è accaduto. Colombo, le faccio questa domanda. Allora, noi sappiamo che andiamo verso nuove chiusure, sappiamo che 5 regioni a partire da domani resteranno arancione, il resto d'Italia sarà gialla, e beh, e ci sono tantissimi ristoratori, tantissimi commercianti, tantissimi esercenti che chiedono lumi sui nuovi ristori, sui nuovi indennizi. Che cosa sappiamo? C'è un po' di ritardo in questo senso? Ma proprio stamattina stavo guardando ora, c'è un'intervista del Ministro dell'Economia su Corriere della Sera che parla di un nuovo scostamento tra i 20 e i 24 miliardi, un punto e mezzo di PIL. Immagino che questi siano destinati in parte al piano vaccini, ma in larga parte appunto a sostenere nuove misure di aiuto al reddito delle categorie che sono più colpite da questa crisi. Abbiamo capito in questi mesi che è una crisi molto differenziata che colpisce molto settorialmente, quindi solamente alcune parti, diciamo, dell'economia sono in questo momento particolarmente penalizzate. Per esempio, larga parte dell'attività manifatturiera industriale è ripresa e la cassa integrazione, l'utilizzo della cassa integrazione è molto sceso rispetto ai picchi dei mesi scorsi, e quindi questo significa che ci saranno maggiori risorse disponibili rispetto a quello che è stato preventivato. Un'altra notizia che dà il ministro Gualtieri in questa intervista sul Corriere è che il governo prevede a questo punto di avere un deficit PIL, cioè un disavanzo alla fine del 2020 forse inferiore a quello che erano le previsioni, cioè al di sotto del 10%, proprio perché parte dei sussidi che sono stati messi in campo e degli interventi per il sostegno al reddito come la cassa integrazione sono stati utilizzati meno del previsto, e dall'altra parte le entrate sono state migliori del previsto, quindi potrebbe anche succedere che il 2020 si sia chiuso con un deficit PIL al di sotto del 10%. Questo fa ben sperare in termini di migliori margini di risorse per eventuali interventi aggiuntivi. Bene. Ulteriori spese e aiuti a queste categorie che abbiamo detto in questo momento ne hanno disperatamente bisogno. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buona domenica e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Dunque, c'è un documentario, 5 puntate di Netflix che in queste settimane sta facendo discutere. In tanti lo vedono, in tanti ne scrivono. Ognuno ha il suo ricordo, per chi c'era, di Vincenzo Muccioli e San Patrignano. E noi torniamo idealmente a quegli anni. Entriamo nella comunità di San Patrignano e lo facciamo insieme all'attuale presidente, che è Alessandro Rodino Dal Pozzo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno presidente. Inevitabilmente quelli di San Patrignano sono luoghi che lei conosce benissimo, quindi non possiamo non partire da questa domanda. Lei ha visto, immagino, le 5 puntate su Netflix di questa serie che racconta questa San Patrignano, che non è la San Patrignano di oggi, lo diciamo per chi non l'ha visto, ma la San Patrignano degli anni 70 e 80. Qual è stata la sua reazione, la primissima? Ma la primissima reazione è vedere una produzione sbilanciata dal quale noi ci siamo dissociati proprio perché non ci riconosciamo in una produzione dove si vuole far passare la violenza come metodo di San Patrignano di quegli anni, perché certo che ci sono stati degli episodi, alcuni dei quali terribili, e che fanno parte della nostra storia, una storia difficile, complessa, di oltre 40 anni, ormai siamo entrati nei 43, e, però non possiamo, San Patrignano è una storia di 43 anni con dentro migliaia di storie, e quelle che allora prevalevano non erano storie di episodi come abbiamo visto passare nella docuserie in maniera prevalente. E lì si è dato un taglio e si è spettacolarizzato anche il dramma di alcune situazioni con temi delicatissimi, perché mi permetta, poi il percorso, ogni percorso va rispettato, ma puoi immaginare la delicatezza dei temi, si capisce comunque la complessità della gestione.
certo. Una situazione come questa. Stiamo parlando poi di 40 anni fa, appunto 1978, sì. La fondazione, sì. Gli anni poi più difficili sono stati gli anni 80, che erano davvero gli anni dell'eroina, e San Patrignano ha salvato tantissime vite. Nel documentario questa parte è toccante, quando vedi le madri che dicono che ringraziano, quindi non so più cosa fare, io sto vendendo tutto per pagare le dosi a mio figlio. Sono queste poi le storie. Sì, difatti il tema poi è comunque la drammaticità anche delle situazioni esterne, di come delle risposte che c'erano allora, di come San Patrignano è nata nei primi anni anche attraverso delle situazioni di emergenza che poi alcune sono state appunto, sono passate attraverso processi, quindi è inutile che ci sono state. Ma questo dice proprio anche che cos'è ancora oggi il problema della droga, perché comunque c'era allora ma non è diminuito, e anzi è mutato, è diventato più infido, forse ha una maggiore familiarità con la società, e quindi devo dire che poi, guardi, non so, le faccio solo un esempio. Negli anni 80, nei primi anni 80 si parlava anche verso la fine degli anni 80 del problema canna sì, canna no, cannabis, mm-hmm. eccetera. Noi oggi abbiamo un riscontro sui giovanissimi negli ultimi anni di abbiamo un dato che è il 5% come dipendenza primaria da cannabis. Questo è una risposta a quello che spesso vuole un po' far passare come messaggio di queste differenze tra droga leggera e droga pesante. Non c'è dubbio. Posso chiederle una cosa? Abbiamo davvero pochi secondi, Rodino, sì. Dal Pozzo. In questa serie esce una figura di Vincenzo Muccioli molto così, tra chiaro e scuro. Evidentemente abbiamo una certezza dopo averla vista e dopo aver studiato la storia di San Patrignano di quegli anni. Muccioli fu un uomo che sbagliò, che fece, sì. tanto bene, ma che fece anche degli errori. Secondo lei, certo. qual è stato l'errore più grande di Vincenzo Muccioli? Ma probabilmente ne ha fatti parecchi, perché si può immaginare gestire centinaia di ragazzi e poi migliaia con delle situazioni enormi portate sotto lo stesso tempo, situazioni del quale poi non si conosceva, credo, neanche la maggior parte dell'entità. Quindi probabilmente gli eroi sono stati tantissimi, però è chiaro che è stata una figura fondamentale per la nascita di una situazione come questa, che poi si è evoluta, si è strutturata e chiaramente è arrivata sino ad oggi, però è partita sulle cose fatte bene, che erano comunque prevalenti, perché sennò è chiaro che non saremmo ancora qui oggi. E non si sarebbe arrivati a questo punto. E non si sarebbe, no, certo. Parole sante. Il presidente San Patrignano, Rodino Dal Pozzo, è stata preziosa la sua testimonianza di questa mattina, perché poi la serie ha davvero fatto il giro d'Italia in queste settimane, quindi aver sentito la sua voce qui questa mattina è stata una testimonianza preziosa. Per questo noi la ringraziamo e le auguriamo una buona domenica. Grazie a voi. Buona domenica anche a voi. Questa sera alle 20.35 sulla 7 torna anche l'appuntamento con Non è l'Arena. Massimo Giletti è con noi stamattina per le anticipazioni. Buona domenica, Massimo. Buona domenica, buongiorno a tutti. Beh, insomma, sono molto contento perché abbiamo fatto un'inchiesta insieme ai colleghi di Report, di Rai 3, su quello che non è successo in Italia, cioè il fatto che un piano pandemico non sia mai stato aggiornato, è rimasto fermo al 2006, e abbiamo finalmente in diretta per la prima volta in televisione il ricercatore che ha denunciato tutto quello che non è stato fatto, che in questo momento vive molta solitudine. E quindi portare quest'uomo che con coraggio ha raccontato quello che l'Italia non ha fatto e gli ostacoli che ci sono stati quando lui ha fatto pubblicare questo suo dossier, che è stato immediatamente, praticamente in 24 ore, questo dossier una volta pubblicato è sparito. Ecco, questo è molto interessante perché mette in luce che al Ministero della Salute negli anni, in questi anni, dal 2014 qualcosa non è andata. Pagina di strettissima attualità, e poi insomma sullo sfondo si continua a parlare di vaccini, inevitabilmente immagino siano al centro anche della tua puntata di stasera sulla 7. Ma sì, al di là di quello che, di come va, come non va, i numeri che stanno dando, avete sentito, abbiamo superato 500.000 persone vaccinate, c'è un problema: i vaccini che non vengono per mille motivi inseriti, inoculati nelle persone che erano previste,
secondo alcuni vengono, vengono inoculati da, dai infermieri, dai medici apparenti. Certo. Parenti, abbiamo amici. Delle immagini, parenti e amici. Ecco, ma la domanda di base è: ma buttarli via è meglio che inocularli ad altri? Perché non è stato previsto che nel caso in cui uno non si presenti non ci sia un sostituto? È davvero questo uno dei punti sui quali vogliamo far chiarezza. Sembra davvero l'ufficio complicazione cose semplici, magari prevedere una sorta di, non so, lista d'attesa, ecco, un ripescaggio. Certo, di si chiamano, si dice guardi, lei entro 24 ore potrebbe essere chiamato, come non potrebbe, se avanza viene chiamato. Certo. Perché così il problema è questi vaccini vanno buttati, se no. Sì. Per il discorso della conservazione, no? Devono essere conservati in un determinato modo. Senti Massimo, prima di salutarti, sai che tocca a me la domanda frufru, la seconda parte di Non è l'Arena, quella che insomma si discosta un pochino dai temi più così di scottante attualità, di cosa tratterà? Noi continuiamo a raccontare il mondo di Genovese, continuiamo a raccontare questo mondo di ragazzi. Genovese, lo sappiamo, ricordiamolo, è l'imprenditore che in questo momento si trova in carcere, credo 6 di novembre, per aver stuprato una ragazza sul famoso attico milanese, nella sua casa, 20 ore di violenza, e adesso ci sono molte ragazze che stanno denunciando in questi giorni, anche una è andata in procura addirittura venerdì, quindi 2 giorni fa. Quindi noi continuiamo a battere questa storia. Massimo Giletti torna su RTL 102.5 venerdì mattina con Giletti 102.5, questa sera 20.35 invece appuntamento con Non è l'Arena sulla 7. Massimo, buona domenica. Un abbraccio a tutti voi, ciao Luigi, ciao, grazie. Buona domenica, grazie mille. Tra poco, come detto, l'indignato speciale, voi allo 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025, poi ci sono i tweet at RTL 102.5, facciamo volare l'hashtag indignato speciale. Ci pensiamo tra poco a farlo volare, ho visto che stiamo raggiungendo dei risultati ottimi con questi hashtag, quindi bravi. Temi di attualità nell'indignato speciale allo 02 25 15 15, voi in diretta, questa RTL 102.5, battute conclusive di Non Stop News, non può mancare il nostro gran finale in musica. Cosa canta Free Free? Perché io prima ho detto Fru Fru con... Ma quello, con era, ma quello era per Non è l'Arena. Ah, Non è l'Arena, Fru Fru e Sting. La seconda parte, Free, diciamo. Free, la seconda parte, che poi anche lì, attenzione, è un caso di cronacaccia veramente brutto, altro che roba Fru Fru. Era Sting, If You Love Somebody, il nostro Millennium Meet chiude Non Stop News. Siamo ai saluti, grazie a Roma, Luigi Santarelli. E grazie a Andy Ceccarelli in regia, grazie Enrico Galletti. Grazie Barbara Sala, qui a Milano dobbiamo ringraziare la nostra parte tecnica, Pio Ingegno e Gigi Resta, la radiovisione. Per vedere e rivedere tutto quello che accade su RTL 102.5 andate su RTL Play. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.